Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, una settimana al Gran Premio di Spagna, all'inizio della stagione europea vera e propria, e già motori caldi, non quelli delle barche alle mie spalle, nemmeno quello dei motori delle GP e delle altre categorie che a 30 km da qui stanno chiudendo la Crazy Week, la settimana loca, la settimana pazza delle moto qui nella zona di Jerez della Frontera, dove si sta disputando il Gran Premio di Spagna. Tantissima gente con moto, con camper, con qualsiasi cosa da tutto il mondo. Un ambientasso, come si dice da queste parti, un ambiente molto caldo dedicato alle due ruote qui nella zona di Jerez. Ma domenica prossima romperanno i motori in quel di Montmeló Barcellona per il quinto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si arriva in Spagna con molte novità attese per quasi tutte le scuderie, sia dal punto di vista tecnico e aerodinamico, sia dal punto di vista dei motori. Qualcuno porterà appunto sviluppi, altri attenderanno le gare successive fino ad arrivare praticamente al Canada, con quasi tutti con vetture modificate, e si spera in meglio, soprattutto per Red Bull, che al momento è molto lontano da Ferrari e Mercedes lanciatissimi. McLaren Honda, con Alonso che torna dall'America dopo il positivo esame superato da Rookie nell'ovale di Indianapolis, dove sarà impegnato nella 500 miglia a fine maggio. Comunque sia un gran premio molto atteso da tutte le scuderie, dove si sono disputati test prestagionali e la Ferrari era andata benissimo, quindi il cavallino rampante spera di ripetere quanto fatto vedere nei test di inizio stagione, ma soprattutto in questo avvio di Mondiale 2017, con le due vittorie di Sebastian Vettel, che ha pareggiato in pratica le vittorie di Hamilton e di Bottas. Quindi vedremo chi delle due scuderie che al momento sono in testa al Mondiale riuscirà a sparigliare la parità tuttora vigente, anche se Vettel è in testa al Mondiale piloti con 13 punti di vantaggio su Hamilton, mentre invece nel Mondiale costruttori, dopo successo di Bottas in Russia, è la Mercedes a comandare con una lunghezza di ritardo. La Ferrari ha provato nel secondo filming day dell'anno al Mugello questa settimana con Raikkonen, non si sono viste novità aerodinamiche, anche perché non è consentito, mentre invece probabilmente qualcosa è stato provato dal punto di vista della Power Unit. Vedremo se la Ferrari, come detto, riuscirà a vincere in Spagna o sarà la Mercedes a farlo e quindi ad allungare nel Mondiale. Gara sicuramente attesa, il meteo previsto da bel tempo, temperature non alte, la Pirelli porta la gamma più dura delle proprie gomme su un asfalto abrasivo, quello del circuito di Montmeló, dove tra una settimana, come detto, torna la Formula 1 e noi saremo proprio lì per indicarvi, per mostrarvi tutto quanto avviene sul circuito catalano, dove grande attesa per la quinta prova del Mondiale di Formula 1.